TLO contro Happy potrebbe essere la sfida decisiva. La mappa in questione è Daybreak, una vecchia conoscenza nell'angolo in basso a sinistra. Dalla Russia dovrà fare il meglio di quello che può Empire Happy. E nell'altro angolo in alto a destra invece a un passo dalla finale per il quinto posto per la finale del VCS mondiale, Liquid TLO! Applaudono da Colonia, applaude da Goods Station. Vediamo quello che succede in questo game che, ripeto, potrebbe essere il decisivo nel caso dovesse riuscire a vincere il giocatore del Team Liquid, che adesso inizia a fare tutti i suoi zerghini. Andiamo, sta iniziando a muovere con i suoi sorveglianti TLO, si muove con i suoi sorveglianti TLO, mentre Happy sta andando a posizionare la prima caserma. Ha già preso un gas Happy, ha già preso un gas molto prima rispetto ai game precedenti, quindi in qualche modo sembra voler giocare più aggressivo. Vi ricordo che in palio ci dovrebbe essere anche un montepremi di 40.000 dollari per questo torneo, di cui 20.000 andranno a Guzzo in beneficenza, 20.000 e gli altri 20.000 non lo so, no, li dividano TLO e Happy per par condition. No, in verità sono 20.000 per il primo, 20.000 sono solo per il primo, par condicio un tubo. Intanto attenzione perché sta arrivando la seconda hatchery da parte di TLO e anche la pozza germinale per il giocatore del Team Liquid. Li potete vedere concentrati mentre sta arrivando il primo Reaper. Sta arrivando già il primo Reaper per Happy, quindi decide di giocare più aggressivo in questa serie. Vuole giocare più aggressivo Happy in questa serie. Tiene sotto controllo tutto il giocatore tedesco, vedrà probabilmente arrivare quel Reaper, infatti lo vede, buono scout da parte di TLO che vede il Reaper senza grossi problemi. Adesso vedremo anche se Happy vorrà expare oppure no, per il momento sta iniziando a mandare anche un secondo Reaper. Adesso sono già 4 ling di TLO in produzione, 4 ling di TLO in produzione e anche 2 queen da parte del giocatore tedesco. Si muove il Reaper, fa avanti e indietro, il Reaper inizierà ad attaccare o forse no, non si sa, il Reaper inizia ad attaccare. Vediamo che il drone si salva e diventa una spora, ma il Reaper continua a dar fastidio. Sta arrivando anche un terzo Reaper, addirittura 3 Reaper verranno prodotti da parte di Happy. Vediamo che continua il giocatore russo a dar fastidio con questi Reaper mentre ha posizionato il suo secondo centro di comando. Sta arrivando il Reaper, ecco, adesso sono due Reaper, is meglio che one. Però ci sono anche 2 Queen e una terza Queen in produzione. Ci dovrebbero essere ancora vivi anche i Ling da parte di Happy, da parte di TLO, scusate. 33 Psi per TLO, 24 per Happy, che comunque non la smette. Continua a dar fastidio con questi Reaper. Attenzione, buona micro da parte di Happy. E muore però un Reaper è morto. Attenzione, dall'altra parte i Ling di TLO sono andati a cancellare, a uccidere l'SCV del povero Happy, che non è quindi riuscito a terminare il suo secondo centro di comando. Adesso ci riuscirà. Arriva un Boo da parte di Guzzo, secondo me gli è partito. Ma forse dai, scusa, ma no, non è giusto, l'SCV va protetto, cioè, l'SCV apre la campagna di protezione per gli SCV. Guzzo Stein decide di far nascere questa sorta di WWSCB. Appunto. Non si può, è una cosa brutta. Via, solo gli zergacci come te alla fine. Dai. Gli zergacci uccidono gli SCV, i process invece li proteggono. Attenzione TLO che ha 4 lavoratori nel suo secondo estrattore nella main. Mi sembra una buona mossa per prendere più gas Vespene da parte dei TLO, che in questo momento ha 47 Psi contro i 36 di Happy. Però sta arrivando anche un terzo centro di comando da parte di Happy. E ricordo che se TLO dovesse vincere questo game sarebbe il primo finalista per la finale del quinto posto. Ma pensa te che paranoia è questa roba.
ma intanto a questo punto i giocatori Terran probabilmente saranno a fare il tifo per Happy, dall'altra parte i giocatori Zerg saranno a fare il tifo per TLO. Sale l'epicità della Guzzo Station, perché piano piano anche la DSL di Vasa sta iniziando a dare segnali di risveglio. 41 psi per Happy, 62 per TLO, che si muove in avanti con delle rocce. Ci sono già anche un bel innesto in produzione. Vede tutto però Happy, vede tutto Happy, ha visto tutto grazie al Reaper. Sta arrivando un timing da parte di TLO. La difesa, si vanno a chiudere i Marine e i terrestri. Guardate, si vanno a chiudere, deve chiudersi, sa di doversi difendere in questo momento il giocatore russo. Prova a farcela con quelle Helion, ma le rocce stanno arrivando le rocce, sono cattivissime. Adesso inizia anche la produzione di Baneling da parte di TLO, ma dall'altra parte lavorano veloci gli SCV per cercare di difendere. Devono difendere il territorio, cade il primo bunker, attenzione, è in grossa difficoltà amici, però riesce a fare un bunker, ma ci sono tanti Baneling, potrebbe essere un momento disperato, la Russia deve difendersi contro il freddo, vai Baneling, Baneling, cade il bunker, è caduto il bunker, incredibile TLO! TLO potrebbe portarsi a casa questa serie, continua ad attaccare, ci sono altri Baneling in produzione, un Marauder per la speranza russa, Marauder russo, attenzione avanzano i Baneling, però avanzano i Baneling e si schiantano su tutti i depositi, come Baneling su depositi? Non è psi bloccato Happy, Happy attacca, Happy in qualche modo sembra essere ancora in partita! Si è difeso Happy benissimo, 68 psi per TLO, 46 per Happy, che si è difeso, ha subito dei danni ma è ancora in partita e ancora non ha la terza, non ha ancora la terza base TLO. Quindi sostanzialmente Poggio e Buca fa pare, come si dice in Toscana, ha ucciso comunque 11 lavoratori TLO. Ucciso 11 lavoratori TLO, ma come sapete il Terran ha i muli e quindi quando c'è un mulo c'è speranza. Oltretutto ha ben tre centri di comando. Ben tre centri di comando Happy. Adesso prova a fare un comeback con queste Helion. Come sentite le Helion sotto le musiche epiche della Guzzo Station. 57. E attenzione perché c'è anche un drop. Ma TLO non si perde niente. Vede il drop. È pronto. Sposta la Spire. Inizia a muovere il suo esercito. Ah, la potenza di StarCraft è ovunque. 65 psi per Happy. Adesso in questo momento ancora grande difesa da parte di TLO, che adesso va a difendersi anche sulla terza base. Si va a difendere anche sulla terza base da queste Helion. Helion Baneling, boom, non ci credo, clamoroso. Il Baneling è cattivissimo sulle Helion. Baneling è cattivissimo sulle Helion. 68 psi per Happy, 89 per TLO. Prova a liberare l'Axennaga, ma non ci riesce. TLO sta reiniziando le sue operazioni di macro in maniera perfetta, mentre sta arrivando in questo momento anche il pinnacolo. Arrivando il pinnacolo da parte di TLO. Dopo questa serie avremo un Protoss, l'ultimo Protoss rimasto, Baby Knight contro Lucifron. In questo momento guardate la visione di TLO, sostanzialmente al pieno controllo della mappa, sa tutto, vede tutto. Non riesce invece a dare fastidio a Happy con questo drop, non riesce a bloccare la situazione. Guardate adesso questo drop, sostanzialmente non fa nessun danno. Se sta arrivando anche uno in basso, lo potete vedere nella minimappa in basso, sta arrivando un altro drop da parte di Happy. 77 psi per il giocatore russo, 113 per TLO. Attacca con due Marine Happy. Nelle operazioni Terran continua le operazioni di macro sia da una parte che dall'altra. Prova ad andare a posizionare la sua terza base Happy. Dall'altra parte ci sono 9 muta che stanno arrivando sul campo di battaglia, ben 9 muta lì che stanno giungendo sul campo di battaglia. 86, 88 psi per Happy, 117 per TLO, sta arrivando anche la spinta dei Baneling e si muove in avanti Happy, va a liberare la sua Axennaga. Dobbiamo mantenere la voce che qui siamo solo alla prima serie, è lunghissima, attenzione, buon ingaggio ancora di TLO che si rilibera altre unità. Prova a fuggire con questa Medivac. La inseguono le mutalische la prendono, va giù la medivac di Happy. Ottimo lavoro ancora da parte di TLO. Continua a muoversi, ci sono però 4 tank. Questi 4 tank possono essere importanti per difendere la terza base.
santo, attenzione, le mutalisca in main, le mutalisca in main si portano a casa la prima torretta lanciamissili. Ho imparato a chiamarla, prova a splittare la sua armata TLO, come potete vedere i link sono vicini alla terza, le mutalisca si muovono, attenzione, guardate quanti tank ci sono, potrebbe uccidere tutti i tank TLO, attenzione, un tank va giù un secondo tank, un terzo tank, tre tank morti per Happy. TLO mi sembra in grado di portarsi in grosso vantaggio anche in questa quarta partita di questa serie, quella che potrebbe essere decisiva. Attenzione, continua a riavanzare TLO, mamma mia quante mutalische, non è morto il tank, però attenzione, brutto ingaggio in questo momento da parte di TLO che non può entrare nella main, ci prova in questo momento, deve distruggere quel deposito, entra adesso l'esercito, entrano alcuni ling nella main, ancora buoni danni da parte di TLO, 135 psi a 99, continua ad avanzare. Adesso siamo sulla terza base, ancora una volta costretto a tornare indietro, ci sono tantissimi muli per Happy. Guardate Happy, tra l'altro quanto minerale sta bancando, 1500 minerale per Happy. Adesso ci sono altri bundling, la quarta base in produzione. Quarta base in produzione per TLO, 111 per Happy, 146 per TLO. Attenzione Marin, arriva la Marin, deve tornare indietro, si prova a siggiare il tank deve andare giù, va giù il tank, incredibile TLO amici, potrebbe essere anche la fine della Russia nel mondo. Brutta micro dei Banning, ma grosso vantaggio di Psi, sempre più importante per TLO, la micro contro la micro, grandi giocate da parte di entrambi. Ma sono morti quasi tutti Marin, e Banelin che si vanno a schiantare sull'economia. Incredibile amici, alzate le mani se siete Zerg, se siete tedeschi. Ma perché guardate noi se siete tedeschi? Potrebbe essere finita, potremmo avere il primo finalista per il quinto posto. Ormai non so più cosa possa fare il giocatore russo per difendersi. Arriva il GG, well played, e va a vincere Liquid TLO!